Chiaro che l'importanza della partita di domani è notevole, come tutte le partite che stanno venendo e come che finiranno il girone, perché sembra che la classifica stia avendo una. Stai cominciando a delinearsi abbastanza chiaramente e noi dobbiamo un po' decidere cosa vogliamo fare, cioè se fare quelli che rincorrono le prime quattro posizioni o provare a entrare nei playoff. E anche magari così. E domani è un'occasione importante per vedere se in un campo così difficile come quello di Cremona, con una squadra così che ha fatto così bene fino adesso come Cremona, riusciamo a dare a solo 2 giorni di distanza da una qualificazione in prima posizione alla Champions, a prendere una vittoria, quindi dare un significato importante per entrare nelle prime quattro. Due considerazioni sulla partita. La prima che tatticamente è una gara abbastanza importante, abbastanza, come dire, chiara, dove c'è sul tavolo un modo di giocare ben preciso da parte di Cremona, che noi dovremmo essere bravi a fermare. Il controllo del ritmo è decisivo e anche sotto un punto di vista della qualità offensiva per noi risulta importante una circolazione della palla con degli aggiustamenti nei nostri giochi d'attacco fatti in breve tempo, però devono dare i propri frutti. La seconda considerazione è che in effetti la partita di andata di Cremona l'abbiamo giocata per 36 minuti, dove eravamo sotto di 4, e poi ci siamo fatti prendere da un nervosismo eccessivo. Non abbiamo minimamente governato le nostre emozioni e abbiamo perso in un passivo di 16 punti, lasciandoci andare in maniera con tecnici, falli, con tiri liberi regalati. Quindi questo credo che sia bene ricordarlo e sia bene averlo nella testa, perché Cremona è una squadra di quelle cui tu puoi fare 10-0 di parziale. Per te, come puoi prendere 3 bombe in 20 secondi per loro? Quindi andiamo a giocarci questa partita e se saremo bravi, allora potremo realmente pensare di poter fare anche qualcosa in più in campionato di veramente solido. Domande? Luca, Beh, ma hai detto si sta delineando la classifica in un certo senso, la partita di domani ha un peso, tu giustamente dici che tutte le partite da qua alla fine sono importanti, però quella di domani ha un peso più importante, gli scontri diretti, soprattutto in alto e soprattutto adesso che si è 0-1 con loro, possono essere decisivi. Senti che domani è effettivamente una partita, come hai detto adesso, peraltro, che vi può far fare un salto di qualità che fino ad oggi è mancato. No, non credo che fino adesso, oggi sia mancato, No, in sinceramente. classifica immagino che parlo. Non credo che sia mancato perché siamo stati bravi noi da una decima posizione ad arrivare in sesta posizione, vincendo partite che erano tutte decisive, come quella che è stata con Trieste, come quella Varese, come quella che abbiamo vinto domenica scorsa contro Avellino. Quindi mi sembra che più volte questa squadra. E noi tutti abbiamo fatto, secondo me, un salto di qualità abbastanza importante. Questa è una di queste partite, come quelle che ho appena citato, e sarebbe bello e buono per noi prendere 2 punti e portarci sull'1-1, sicuramente. Non si è ancora allenato con noi, abbiamo ancora oggi a disposizione, io spero di averlo perlomeno nei 12, anche se oggettivamente oggi proveremo a fargli fare qualcosa insieme a noi. Credo, insomma, di essere stato fino adesso, come è sempre stata la mia carriera, molto chiaro nel non fare mai pretattica. Ecco, su di lui non è pretattica oggettivamente, non si è mai allenato con la squadra, ha fatto un lavoro con gli allenatori individuale 2 o 3 volte, tanto lavoro
con i nostri fisioterapisti, con i chineti, con i nostri dottori, con i nostri preparatori atletici. Oggi gli facciamo fare qualcosa con la squadra. Ecco, io spero di così che lui possa essere a disposizione per la partita di Milano in Coppa Italia. Se domani le risposte di oggi sono positive, potrà scendere in campo qualche minuto e ne sarei contento, ma onestamente non ci conto più di tanto. No, beh, è un motivo di normalità della difficoltà, ecco, cioè mi sembra che da quando abbiamo iniziato ci sia sempre questa difficoltà di giocare quasi sempre. Stavolta ci abbiamo un giorno in meno, però ecco, credo che le motivazioni siano alte e anche un po' l'abitudine a questo gioco così di ogni tre giorni sia abbastanza assimilato da parte della squadra. Beh, io rimango dell'idea di quello che ho detto alla fine, a fine partita di mercoledì, cioè intanto sono molto felice della nostra prima posizione. Non avevo tanto i numeri a fine partita, ma abbiamo vinto 10 partite su 14, 2 le abbiamo perse di un punto e 2 le abbiamo perse di 3 punti. Ecco, credo che sia veramente un girone di andata e di ritorno di altissimissimo livello. Ribadisco la mia felicità per i complimenti ai ragazzi, al club che non ci ha fatto mai mancare nulla su tutte le trasferte, sull'organizzazione, al grande lavoro che hanno fatto i dottori, i fisioterapisti, gli assistenti nel preparare montaggi e scouting mentre eravamo in viaggio durante la notte. Non si dà per scontato, ma ti assicuro che ogni singolo elemento di organizzazione ha un grande merito se le cose vanno bene, come anche una piccola parte di demerito se le cose vanno male. Quindi è andato tutto bene e credo che sia giusto fare i complimenti al club e a tutte queste persone che stanno magari un po' dietro le quinte e che sono veramente state da fare in tutti i modi. Quello che dicevo prima, averne vinte 10 su 14, aver perso 2 partite di un punto e 2 partite di 3, credo che abbiano fatto vedere come non abbiamo battezzato mai nessuna partita, come abbiamo cercato di giocarle sempre al meglio, e questo credo che sia una bella cosa che mi rende felice. Poi rimango dell'idea che ho detto a fine gara, cioè quando si arriva qui noi siamo pronti. Ecco, poi poteva essere il PAOK, Le Mans, piuttosto che l'altra squadra. Abbiamo preso Le Mans, ha battuto Avellino, ce l'abbiamo fresca di memoria perché, avendo giocato con Avellino, l'avevamo vista bene, studiata bene, perché era l'esordio di Harper e di Sillins nell'Avellino. E insomma, sono arrivati davanti a loro, si vede che delle qualità ce le hanno. Adesso io non credo che ci sia favoriti o non favoriti, c'è da fare andata e ritorno. È una situazione abbastanza strana, perché a me per esempio l'anno scorso era capitato che su due volte andata e ritorno una partita finisse pari senza supplementare, che quindi ti lascia anche un po' strano per la pallacanestro di adesso. Sarà una partita molto, un'andata e ritorno, una bella sfida, molto bella, molto agguerrita, dove conterà tantissimo chi gioca meglio, ma conterà tantissimo anche la mentalità e come ti approcci, il pensiero di andare alla prima in trasferta, andare a vincere e non a contenere.
il pensiero poi di essere qua in casa e non giocare troppo coi punti, ma pensare anche lì a vincere. In maniera molto banale, come dicevo alle mie squadre l'anno scorso, ma se noi vinciamo tutti e due anche di uno, sicuro passiamo. Ecco, questo quindi è una banalità, però devi pensarla così, perché non è facile, non sei abituato a ragionare in termini di punti da contenere o da dare. Quindi sarà una bella sfida. Loro hanno qualche giocatore in rampa di lancio, qualcuno molto esperto come Hendricks, Michael Thompson nel playmaker, hanno Cameron Clark nel 4, insomma hanno una serie di giocatori buoni che hanno fatto vedere in Coppa delle belle cose, un pochino magari meno in campionato. Quindi io non sono né contento né scontento, non vivevo quest'ansia del sorteggio, cioè chi veniva, quando sei lì non conta tanto chi hai, chi non hai, conta come tu ti approcci e conta come farai l'andata e ritorno a livello mentale e con una preparazione poi tecnica e tattica importante. Prego. Beh, questo è, diciamo che è l'obiettivo finale, ecco, del percorso che stiamo facendo. In maniera ottimistica ti direi di sì. È vero che insomma, la terza partita in 5-6 giorni, le energie nervose sono molto importanti e giochi in un campo in cui devi essere pronto a giocarci, perché è un campo abbastanza strano dove è facile lasciare magari 3-4 contropiedi a Cremona nel loro campo dove si esaltano, dove fanno questa transizione con 4 esterni sul perimetro, dove fanno un passaggio, un tiro da 3 punti. Quindi è un po' quello che dicevo all'inizio. Conta l'intensità difensiva, conta la forza che ci metti, però conta anche tanta la concentrazione tatticamente nel fare la cosa giusta al momento giusto, se no loro in quel campo veramente in qualche maniera hanno sempre queste folate in cui dopo prendono un bel vantaggio. Allenarsi con più persone aiuta, credo che la gestione fatta con i tre lunghi è stata fatta con del gran buon senso e con una programmazione per adesso felice. Uno potrebbe dire perché non ha giocato Kravic l'ultima, oppure perché poi Cuoli non gioca lì, perché c'è una programmazione, perché c'è una forza a tirare su, perché c'è una rotazione. Credo che i ragazzi abbiano risposto abbastanza positivamente a questa cosa, quindi continuiamo per avere poi a disposizione più frecce nel nostro arco e provare a poi ad essere così più competitivi, magari poi anche in una scelta che sia veramente una scelta dell'allenatore di gioca chi mi serve di più. Ecco, per adesso continuiamo sulla nostra strada del gestionale e nel miglioramento di tutti i giocatori per dare anche dei ruoli ben definiti. A posto? Ti chiedo un commento su un Baye che nell'ultimo periodo sembra cresciuto molto, al di là dei punti, del fatto che tiene molto bene la tratta delle ultime partite, così se ha avuto una progressione che in questo periodo ha portato magari come vorresti che lui fosse, in determinate situazioni di partita non è una cosa
No, non è un'arma tattica che io penso di utilizzare, ma è un quintetto proprio contingente alle situazioni che in quel momento volevamo per cambiare sistematico su tutti e non prendere il tiro da tre punti e poter tenere magari meglio gli uno contro uno facendo fare all'altra squadra qualcosa di particolare. Lui sì, è cresciuto come numeri, è cresciuto come intensità difensiva. Ecco, però la cosa che più mi preme è che ogni tanto gli ricordo con una cadenza temporale di così, che non è tanto se lui fa 5 su 6 da 3 punti, che gioca bene o gioca male, ecco, quello aiuta e non poco, però è il suo magari dal post basso attaccare l'uomo e non fare solo fade away, è come attaccare frontale uno contro uno con l'aggressività e il ferro, perché avendo questa capacità manuale della palla, questo ball handling, questa destrezza, se lui attacca in maniera molto aggressiva, poi dopo il tiro da tre punti lo prende con 3 metri di vantaggio molto spesso. Però oltre a questo, quello che a me più interessa è un discorso di presenza difensiva, non solo sul proprio uomo, ma sugli aiuti, sui recuperi. Ad un certo punto io ero andato a una trasmissione, perdonate, non mi ricordo come si chiama, quella di Roberto, dove veniva fuori un grafico dove lui insieme ad Aradori erano quelli che non facevano mai fallo fondamentalmente. Ecco, abbiamo parlato anche di quello, abbiamo parlato del fatto di essere una presenza più dura non solo sul proprio uomo ma anche dal lato debole, visto che ha queste qualità dove può stoppare. Insomma, io spero che la sua progressione, la sua crescita continui proprio sotto questo aspetto, cioè sotto l'aspetto degli aiuti, dei recuperi, dei rimbalzi, delle rotazioni difensive, dell'attaccare con aggressività sia senza la palla che col pallone. Ecco, poi dopo se a tutto questo ci mette anche dei canestri a 3 punti come ci ha messo ultimamente, è chiaro che allora fa delle partite dove è una, insomma, fa abbastanza la differenza. Poi questo credo che, onestamente, al di là di lui, credo che la squadra sia cresciuta e stia crescendo piano piano sotto tanti aspetti. Non c'è ancora una squadra reale e ideale con delle gerarchie chiare, perché non l'abbiamo mai avuta in campo e quindi per me tutte le volte è una novità. Ci sono partite che finiscono con Aradori seduto piuttosto che Kelvin Marti seduto, Kevin Panther seduto, alcune volte che giocano 4 piccoli. Su questo diciamo che siamo ancora un po' work in progress, siamo ancora ogni tanto a studiare le situazioni contingenti, ogni tanto a cercare di dare un'identità a questa cosa. Ecco, quindi malgrado siamo arrivati ormai quasi alla Coppa Italia, ci abbiamo ancora tante cose da definire, nella speranza che poi col rientro di David queste un po' di gerarchie, un po' di certezze, un po' di sicurezze possano essere così più solide. A posto?